È alta la tensione tra i lavoratori che hanno partecipato a Gioia Tauro al presidio davanti alla sede dell'autorità portuale durante lo svolgimento del comitato straordinario portuale. Dopo che Maersk ha annunciato l'abbandono dallo scalo gioiese, si fa sempre più concreta l'ipotesi di nuovi tagli del personale da parte di MCT. Al presidio, insieme ai lavoratori, c'erano i sindacati e molti esponenti del mondo politico locale. Al termine della riunione è stato fissato un nuovo incontro tra Regione ed MCT. Antonella Stasi, vicepresidente della giunta regionale, ha partecipato alla seduta straordinaria del comitato e ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che l'impegno della regione non verrà meno, a patto che l'azienda presenti un piano industriale credibile che contenga un'analisi chiara di ciò che è successo in passato e ciò che vorrà fare per il futuro. I sindacati hanno fatto sapere di non aver ricevuto nessuna comunicazione rispetto a possibili tagli, hanno chiesto che venga fatta chiarezza sull'intera vicenda e hanno chiamato in causa il governo nazionale, che a loro parere si è totalmente disinteressato del porto di Gioia, abbandonandolo al proprio destino.